fare anche nella partita. E allora vi ricordo già da oggi l'appuntamento con Diretta Gialloblu a partire dalle 12. Saremo anche a Lecce per raccontarvi la partita tra Lecce e Verona in trasferta, con gli ospiti in studio, i collegamenti dallo stadio, la radiocronaca in esclusiva su Radio Verona e poi tutti i commenti e le interviste dal Via del Mare. Diretta Gialloblu domenica a partire da mezzogiorno. Siamo alla pallavolo perché è una gara importante quella che sta preparando Rana Verona. Parliamo chiaramente di gara 2 dei playoff Scudetto. Dopo la sconfitta in gara 1 in casa di Perugia, la serie torna a Verona e ci proverà Rana a mettere così un punto e prolungare il più possibile la serie. Sentiamo Stoic. È ovvio che di giocare contro Perugia è un onore, ma anche sono consapevole che, nonostante il fatto che abbiamo giocato non male la gara 1, abbiamo cercato di regalare poco, abbiamo un errore in attacco e 11% di errore in battuta, non basta contro una squadra come Perugia, perché loro in attacco sono molto forti e lo hanno dimostrato anche questa partita. Ma sono molto forti anche in battuta, ci hanno messo pressione, hanno fatto 9 ace contro di noi. È una gara che dobbiamo fare, è molto semplice per me il concetto. Noi sappiamo, abbiamo preparato la partita bene, non siamo riusciti di farla dal punto di vista tecnico bene. Quindi se adesso riusciamo di mettere molto di più pressione con il nostro gioco che è battuta, muro, ovviamente dobbiamo difendere perché nella memoria ho alcune situazioni dell'ultima partita dove difendiamo una palla, la palla cade in mezzo al campo, 3 volte andiamo muro a tre, la palla si infila tra le mani e la rete, situazioni di contrattacco nostri dove possiamo organizzare sia l'alzata che l'attacco meglio. Sono piccole cose che però contro Perugia fanno grande differenza, perché alla fine Perugia ha 4% in più di noi in attacco, sto parlando per tutta la stagione regolare, 6% in più di danni diretti in battuta, ha 2% meglio in ricezione, però questi 2 più questi 4 più questi 6, la somma fa sì che questa squadra è veramente così forte che non ha tanti punti deboli per dire se noi facciamo solo una cosa e riusciamo a vincere la partita, no. È ovvio che giocare una partita di questo livello nel nostro palazzetto, come è stato anche l'ultima volta, palazzetto pieno, tanta gente, tanti amici, ci dà una carica di sicuro e dobbiamo fare di tutto per cercare di prolungare la serie.